La comunità ebraica in tutto il mondo ha condannato ciò che sta facendo Israele. Ha condannato il genocidio. È un genocidio! È un genocidio! È un genocidio! E coloro che non lo vogliono dire lo rinnegano! Sono gli stessi che hanno rinnegato gli ebrei! Uccidere donne e bambini, civili e inermi, un popolo disarmato che non ha neanche la possibilità di potersi difendere. Quale giustizia è? Noi siamo un genere dal quale bisogna andare avere vergogna, il genere umano, per tollerare ciò che sta avvenendo. Non riusciva a tollerare quando sentiva parlare della Palestina, dalla Palestina. Adesso Palestina la vogliono cancellare perfino dalla mappa, dalla storia. Questa è Palestina, Israele non ha modo di stare lì, perché hanno fatto troppo male. Non potrà mai esserci una pace, si devono rassegnare. O questa o la fila che l'aspetta perché la Dio gliel'ha promessa. Buonasera a tutti, scusate. Bravo! Siete una vergogna, non il nostro nome, mai. E quando noi guardiamo i canali giusti, e quando noi cerchiamo la verità, e vediamo delle scene orribili, raccapriccianti, di una violenza inaudita, sui bambini che tremano, la paura, le macerie, le bombe, tutti i giorni, 24 ore al giorno, tutti i giorni, 24 ore al giorno, tutti i giorni, 24 ore al giorno. C'è qualche altro video degli israeliani che li scimmiottano, ma che cazzo di gente sono, che gli fanno il verso, fanno finta di tremare, li prendono in giro, si vestono come le donne palestinesi e poi cullano i bambini e le prendono in giro. Allora io ho imparato una cosa dalle missioni curde, che non me la devo mai prendere con il popolo, perché non sono tutti criminali assassini, c'è anche chi è israeliano e sta combattendo insieme al popolo palestinese, e a loro farei un grande applauso, perché rischiano anche moltissimo anche loro. Quindi non me la prendo con tutto il popolo, ma col governo sì. Noi vogliamo cancellare Israele dalle mappe. Io non ho mai nominato, sono un insegnante, e non lo voglio neanche nominare Israele come nazione. È un regalo, è stato fatto un regalo, ce lo ricordiamo bene. Quella è la terra di Palestina, punto e basta. E la terra i palestinesi se la devono riprendere. E finiamolo con questa storia, due popoli, due stati. C'è un popolo che è quello palestinese, che ha accolto sempre tutti e tutte, uno dei popoli più accoglienti, e si ritrovano così ad aver accolto degli assassini criminali. Migliaia di studenti in questo momento hanno perso il loro fondamentale diritto all'istruzione, e migliaia di donne e di bambini hanno perso il loro fondamentale diritto alla vita, alla sanità, mentre il nostro comune si vanta di organizzare manifestazioni di uomini con le scarpette rosse contro la violenza di genere. Migliaia e migliaia di donne vengono stuprate ogni giorno e devono usare tende come assorbenti igienici, devono partorire in condizioni disumane. Tenendo i loro culi comodi su delle poltrone mentre uccidono e capitalizzano sulle armi, che noi ci opponiamo a tutto ciò, ci opponiamo a queste politiche militari genocide e volte al colonialismo capitalista dell'Occidente. Come studenti ci opponiamo fermamente a questa repressione e al genocidio da parte di Israele, complicità